Eccoci, iniziamo questa serata, questo pomeriggio del premio Gregor Forenzoni Città di Firenze. Permettetemi in apertura, a me il compito di fare i saluti per la città di Firenze, ma di fare un grande applauso a Beatrice, all'anima di questo progetto. Questo progetto di cultura legato ormai ad una tradizione che ci vede molto, molto legati, molto vicini, come città di Firenze, come premio Gregor Forenzoni e ovviamente anche Donnini, la città di Donnini dove ha sede la residenza della signora Beatrice. Gli artisti dove gli scrittori e le personalità invitate per il premio spendono del tempo, passano del tempo in una singolare, unica, straordinaria modalità di residenza in un luogo tra i più belli del nostro paese. Il mio è un saluto non formale perché mi sento davvero in un gruppo di amici, di persone che hanno creduto anche in un anno così difficile, dettato da una complessità sociale, pandemica, sanitaria, economica, dove ovviamente in questi aggettivi, in queste definizioni del dramma che ci siamo trovati a vivere, il nostro malgrado, ci sta anche una messa in discussione di quelle che sono le buone condizioni per cui un progetto di cultura può proseguire, può vivere, può essere vitale, vivace come vorremmo, ma ci sono delle figure del mondo culturale del nostro territorio tra le quali sicuramente Beatrice Monti e la Santa Maddalena Foundation che hanno deciso nonostante tutto di proseguire e l'abbiamo fatto rispettando adesso davamo la distanza obbligatoria tra l'uno e l'altro, tra di noi, citavamo il contingentamento del pubblico, il fatto che si entra con la misurazione della febbre, si parla con una maschera e così via, ma questo non ci ferma in un certo senso, non ferma la tenacia di chi vuole portare avanti un progetto che per me è davvero molto prezioso, questo lo dico oltre che a titolo personale anche da assessore alla cultura della città di Firenze. Oggi siamo con Jenny Elbow, che saluto e alla quale do il benvenuto e dedicherei anche a lei un applauso di benvenuto da parte della città di Firenze e credo di poter essere portavoce anche del benvenuto dell'opera di Santa Croce che oggi ci ospita. Questo straordinario monumento di architettura, di arte, di storia che abbiamo la fortuna di avere in città. Questa mattina eravamo con un'altra figura, un'altra scrittrice del premio Gregor Forenzoni e siamo partiti con un confronto tra le scuole, tra gli studenti e una, ripeto, straordinaria autrice che ha accompagnato l'apertura della prima giornata del 3 di giugno. Masa Mengistu è stata con noi questa mattina e devo dire, pensavo a quanto senso abbia iniziare con le scuole, con i ragazzi, con i giovani, con un gruppo di giovani ragazzi che hanno ricevuto questa opportunità come un grandissimo dono, cioè di alzarsi dalla platea di uno dei luoghi più belli e carismatici della terra, questo cenacolo, questo doppio cenacolo, no? Tra Vasari, l'albero della vita, tra le teorie storiche e quello che è un'opera di una delle figure intellettuali, artistiche, architettoniche più straordinarie di sempre. Insomma, alzarsi e dialogare con una autrice invitata dal premio Gregor Forenzoni. Ecco, io l'ho vista, non ci avevo pensato venendo qua questa mattina accompagnando i ragazzi, però si è poi realizzata una sorta di scena ideale, cioè
paese, una città che escono dalla pandemia attraverso il piano vaccinale che finalmente corre più veloce e qualche decina, centinaia di ragazzi che salgono su un podio e per la prima volta dialogano con una scrittrice della quale magari leggeranno il libro, capiranno che cos'è stato il colonialismo, cos'è stato tutto il grande tema che la Mahsa Mengistu ha portato a contatto con una generazione che altrimenti non l'avrebbe ascoltato. Chiudo ovviamente però con ringraziando l'autrice di questa sera, Jenny Heppenberg, che sono felicissimo che sia con noi per questa prima pomeriggio, questa prima serata del premio Gregor Florenzoni. E chiudo dicendo che la nostra città, grazie a diverse azioni di avvicinamento del pubblico alla lettura e di promozione del leggere come tema fondante della vita e della crescita culturale di una comunità, sarà sempre vicino a Beatrice, chiaramente, ma al premio che rappresenta uno dei principali progetti di cultura della nostra Firenze. Grazie di cuore e buona serata a tutti. Ringrazio a nome di tutti noi l'assessore per le sue belle parole e ti rubo subito un'espressione che mi è piaciuta moltissimo, cioè il fatto che noi oggi ci troviamo in uno dei luoghi più belli della Terra. Non ha detto del mondo, ha detto uno dei luoghi più belli della Terra. Mi sembra una bellissima introduzione a quello che ci apprestiamo a fare. Prima di cominciare mi corre l'obbligo, fa parte proprio del mio ruolo, procedere molto velocemente a qualche ringraziamento. Ringraziamo naturalmente l'assessore per la sua presenza e il comune di Firenze, ringraziamo la regione, l'opera di Santa Croce che ci ospita, il centro per il libro e la lettura, il corpo delle storie, la libreria Fotomoto, il coordinamento veramente impeccabile e pieno di entusiasmo di Caterina Toschi, ma soprattutto, anche qui non posso non accodarmi all'assessore, soprattutto e prima di tutto ringraziamo Beatrice Monti Florenzoni, vera anima di tutto questo, ma non anima, ma vero e proprio cuore pulsante di questa impresa, di questo premio e in genere della Fondazione. Dico subito che se noi siamo qui oggi in presenza, con tutta la valenza simbolica che la nostra presenza qui ha, lo dobbiamo solo ed esclusivamente a Beatrice e alla sua adorabile caparbietà. Tutti noi che le siamo intorno come comprimari, che la aiutiamo in questa impresa, avevamo scoraggiato dall'organizzare qualcosa in presenza perché temevamo che non si riuscisse a fare. Temevamo che Jenny Heppenberg non ce la facesse a vivere. E invece Beatrice ha insistito e ha avuto ragione. Beatrice Rezzoni è il cuore di questo progetto al quale ha cominciato a pensare molti, molti anni fa. Io ho un ricordo personale su questo. Una trentina di anni fa eravamo a cena a Donnini, eravamo solo noi tre, io passavo parecchio tempo da loro per limare insieme a Gregor Florenzoni le traduzioni italiane delle sue opere, e Beatrice annunciò, probabilmente con il suo marito ne aveva già parlato, questa idea, questo progetto di, lei disse,
Grisha, forse morirò prima io. Nel caso morissi prima tu, io voglio che questa casa resti così com'è e voglio fare una... vorrei costruire una fondazione per scrittori botanici. Questo era il primissimo progetto. Rezzori, chi lo ha conosciuto può ben immaginare, reagì in quel suo modo irridente, con un gesto scaramantico molto, molto italico. Ma chi lo conosce bene capì subito che dietro a quel gesto c'era una profonda consapevolezza del valore e del peso di quel gesto. Rezzori non era particolarmente attaccato alla sua fama postuma come scrittore, era anche in questo un vero anticonformista. Era molto attaccato alla sua casa e a quello che questa casa aveva rappresentato nel tempo. E credo che di questo lui fosse molto consapevole e molto contento. Tra l'altro, la memoria e la casa, credo che Jenny Erpenberg per questo può seguirmi molto bene. Il premio, come sapete, è strutturato in questo modo. Vengono scelti 5 finalisti per la migliore opera di narrativa straniera. Parallelamente viene attribuito ogni anno un premio alla migliore traduzione uscita nell'anno. Il premio per la traduzione quest'anno è stato attribuito a Nicola Crocetti per la sua traduzione di Odissea di Kazantzakis e dopodomani avremo online la premiazione e la lettura di brani dell'Odissea di Kazantzakis a opera di Fabrizio Gifuni. Ma da sempre il premio inizia, se posso dire, solennemente con una lezione magistralis. Ricordo la prima, 15 anni fa, emozionantissima, tenuta giustamente, vorrei dire, da Claudio Magris, dato il suo strettissimo rapporto con Rezzori e con l'opera di Rezzori. A quella lezione, che fu appunto la prima inaugurale del nostro premio, sono seguite negli anni lezioni dei più autorevoli scrittori da tutto il mondo, giovani e meno giovani, Carlos Fuentes, Zadie Smith, Emmanuel Carrère, Jean Palahin, Paul Toivinen. Oggi abbiamo Jenny Erpenberg. Jenny Erpenberg, che saluto con un velo di emozione da lettore e da giornalista, perché ritengo, non sono il solo, che Jenny Erpenberg sia una delle scrittrici di lingua tedesca più rappresentative del nostro tempo e sicuramente la più rappresentativa di quell'aspetto particolare della letteratura tedesca che è la letteratura della Wende, la letteratura della svolta epocale all'indomani della caduta del muro. Quando il muro è caduto, Jenny aveva 20 anni o giù di lì. Appartiene a quella generazione che ha perduto una patria contestata, criticata, avvertita come oppressiva, ma pur sempre una patria, e si è proiettata in una dimensione, globale. Mi aiutano in questo compito, la nostra conversazione vuole essere semplicemente una breve introduzione all'evento vero, cioè la lezione di Jenny Erpenberg. Mi aiutano in questo compito due persone che hanno davvero tutti i titoli per essere qui. Subito alla mia sinistra Ada Vigliani, che di Jenny Erpenberg è la traduttrice, i libri
di Jenny Erpenberg escono nella traduzione di Ada Vigliani con l'editore Sellerio. Ada Vigliani e Jenny Erpenberg hanno condiviso nel 2017 il premio Strega Europeo, questo premio che viene attribuito allo scrittore straniero e insieme al suo traduttore. Ma Ada Vigliani è, oltre a essere la traduttrice di Jenny Erpenberg, è una grandissima traduttrice di letteratura tedesca. Vorrei cercare di non essere troppo iperbolico, quindi lei forse non vorrà che io dica che è la più grande. Giudicherete voi da qualche titolo di opere che Ada Vigliani ha magistralmente tradotto. Cito così: Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, Le affinità editive di Goethe, L'uomo senza qualità di musica. Direi che ce ne sarebbe già abbastanza. Se non ci fossero poi libri di Seba, di Canetti, di Jung, di Stefan Zweig e ultimamente di Brod, di cui sta ultimando la trilogia dei sonetti. E seduto fino a poco fa all'estremo del palco e poi forse fuggito, ma ecco che torna, Volker Schlöndorff, regista premio Oscar nel 1979 per la sua edizione cinematografica del Tamburo di Latte di Günter Grass, premio Oscar e Palma d'Oro, ma autore di altri grandissimi film ispirati alla letteratura. Io sono affezionatissimo al suo Törleß, che è del 66, ma poi ci sono tanti altri film, Germania in autunno, Homo Father del 91 da Max Frisch e ancora recente, del 17, Rückkehr nach Montauk, sempre ispirato a Max Frisch. E Volker ci aiuterà a entrare in un altro aspetto della produzione di Jenny Erpenberg, che è l'aspetto della regia teatrale, che è un'attività parallela, diciamo così, a quella della scrittura. Ma riprendo velocemente il discorso che stavo facendo all'inizio sulla svolta e sulla rappresentatività di questa generazione che aveva 20 anni alla caduta del muro e che si è ritrovata di colpo proiettata in una Germania di nuovo tutta intera. Una Germania tutta intera che è quella, in qualche modo, è quella di Goethe, quella che Thomas Mann visse fino a che non fu costretto all'esilio dal nazismo e sognò con forza di rivivere e di fatto rivisse attraverso le sue opere. Ecco, Jenny Erpenberg nasce in quel solco, ma nasce in quella ferita della storia e da quella ferita, mi pare, trae ispirazione. E concedetemi un altro accenno al dedicatario di questo festival, Gregor von Rezzori. Anche Gregor von Rezzori nasce da una tragica ferita della storia, no? La caduta, il crollo dell'impero asburgico. Ma Jenny Erpenberg nasce in quella ferita non in un senso solamente banalmente storico, politico, sociologico, ma piuttosto anche e soprattutto in un senso psicologico, anzi geistig, direbbero i tedeschi, spirituale in senso lato. Tutti i libri di Jenny Erpenberg ruotano intorno alla perdita e lottano con le parole per dire quella mancanza, meglio per tradurre quella mancanza in parole. Tradurre in parole perché qualcosa resti, perché non si perda ogni cosa. Questa operazione di continuo recupero si vede bene anche nel rapporto con gli oggetti comuni e nel rapporto con il paesaggio, con la natura in generale e con l'uomo. Tutto sembra sempre sul punto di perdersi irrimediabilmente,
a meno che la parola scritta, non dia voce e consistenza alle cose. Ecco, a proposito di luoghi, mi affretto, ho parlato fin troppo, a dare la parola a Jenny Erkenberg, chiedendole, appunto, a proposito di luoghi, di dirci qualche cosa del suo rapporto con questi luoghi, con l'Italia, con Firenze. Prego. Scusa. Ok. Should I speak German or English? Deutsch? Deutsch. Okay. No, va bene. So you have a mask? No. No. I think that. Also erstmal muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf, an diesem herrlichen Ort. Und in gewisser Weise ist es für mich eine Rückkehr in die Kindheit, weil ich, obwohl ich aus dem Osten bin, die Gelegenheit hatte, ein Jahr in Rom zu verbringen. Und in diesem Jahr bin ich mit meiner Mutter und den Kindern von der Botschaftsschule auch nach Florenz gefahren. Und ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter im Hotelzimmer war und meine Mutter hat gesagt, wir hatten einen Blick auf den Dom. Und meine Mutter hat gesagt, das hier ist so schön, dass ich im Bett eine Zigarette rauchen muss. Das hat mich als Kind irgendwie beeindruckt, dass meine Mutter am Bett eine Zigarette raucht. Ja, toll. Jedenfalls, das ist meine erste Erinnerung an Florenz. Innanzitutto vorrei sottolineare che è per me un piacere essere qui con voi oggi in questo luogo chiaramente stupendo. Per certi versi forse sembrerà strano, ma per me è un po' come tornare nella mia infanzia. Perché mi chiederete? Perché anche se vengo dalla Germania dell'Est, di fatto quando ero piccola ho trascorso un intero anno in Italia, a Roma, e ricordo un giorno ero in visita a Firenze con mia madre e c'era questa bellissima vista dalla finestra della nostra stanza, era una vista direttamente sul Duomo e mia madre appunto mi disse: questa vista è talmente bella, il panorama ci colpisce talmente tanto che devo assolutamente fumarmi una sigaretta dal letto. Per quanto sembri strano questo commento, è una cosa che a me chiaramente è rimasta molto impressa. Grazie, torno velocemente sul tema scrittura come forma particolare di trasmissione di sentimenti, esperienze, storie, sensazioni, per chiedere ad Avigliani intanto se è d'accordo con questa idea della scrittura come tradizione e in generale di dirci qualcosa del suo rapporto con i testi di Jenny Erkenberg e con il tradurre Jenny Erkenberg nella nostra vita. Va bene così? Sì. Ringrazio di essere qua e dico che sono d'accordo sicuramente con questa idea della scrittura come traduzione. Credo che tutti quelli che scrivono traducono i loro pensieri in parole e cercano appunto le parole giuste per quello che stanno pensando. Chi traduce le parole degli altri, come faccio io come traduttrice, ovviamente faccio un secondo, un doppio passaggio, cioè trasporto le parole nella lingua di partenza, nella mia mente, e quindi ho dei pensieri riguardo a queste parole e poi le traduco, le riporto, le porto nella lingua mia, nella lingua italiana. Non è un caso che questo doppio passaggio sia quello che mi porta ad amare molto a volte tradurre fra le lingue, cioè vuol dire tradurre magari certe opere parallelamente con
colleghi, colleghe, che traducono il mio stesso libro. Lo dico nel caso di Jenny Effenberg proprio perché con lei, con i suoi libri, abbiamo lavorato parallelamente con altre colleghe, in particolare con la collega olandese, e poi abbiamo avuto la fortuna di trovarci con l'autrice e con tutti i traduttori per esaminare insieme Gehen, Gingegangen, che io ho tradotto in italiano con Voci del Verbo Andare, ed è stata un'esperienza bellissima perché il rapporto con gli altri è sicuramente bello, dire tu come traduci, perché traduci così, che cosa hai capito, che intonazione è per te, ironica, seria, eccetera, quindi sul lavoro sul testo, il lavoro sulla lingua di partenza, ma avere l'autrice a cui chiedere di persona, e un'autrice come Jenny che è molto disponibile, molto amabile, ha molta considerazione del lavoro di traduzione, cosa che non accade sempre naturalmente, ma la sua mamma era una traduttrice dall'arabo e quindi penso che avendo avuto in famiglia un'esperienza del genere capisca, sa che cosa vuol dire tradurre, quindi ci siamo tutti noi traduttori di Jenny e siamo tantissimi paesi, abbiamo sempre trovato molto appoggio in lei, aiuto per mail oppure quando ci siamo incontrati in persona, ma altrimenti abbiamo fatto delle liste, chi cominciava a tradurre per primo faceva liste di problemi che sottoponeva a Jenny e poi venivano mandati a coloro che avrebbero tradotto in un secondo momento. Perché ho tradotto Jenny Erpenbeck? Perché mi piace Jenny Erpenbeck? E perché mi piace? Ho cominciato con Heinz Ufung, consigliata da Jutta Wieland della Eichborn. La Eichborn era a quell'epoca anche oltre che la casa editrice tedesca di Jenny, anche la casa editrice di Sebald, e con la Jutta Wieland avevamo un rapporto, proprio un contatto per Sebald, e lei mi ha consigliato: devi leggere Jenny Erpenbeck, vedrai che ti piace. Pensa Sebald, questi periodi lunghissimi, Jenny, queste frasi secche, molto concise, molto intense, senza sbrodolamenti. No, Sebald non sbrodola, però insomma, per dire, non c'è quella lunghezza, ma c'è molta concisione, molta determinazione nel non dire una parola di più, ecco. E io ho letto Heinz Ufung, mi è piaciuto molto proprio per questo stile, per questo passaggio a volte tra il linguaggio della fiaba, per queste citazioni, questo intarsio di citazioni, e questo avevo già molta esperienza con altri autori. E poi per questo linguaggio innovativo, ma all'interno di un mondo culturale, di una formazione culturale in qualche modo classica, per cui lei cita a piene mani e sempre di più anche nei romanzi successivi, dalla Bibbia ai poemi omerici, piuttosto che agli scrittori latini, agli scrittori greci, ai classici della lingua tedesca, da Hölderlin a Goethe, come già diceva Andrea Landolfi, e queste citazioni costituiscono un intarsio con altri registri e con altri lessici. Anche questo è molto interessante, questo lavoro di intarsio e quindi di più voci che si intrecciano tra gergo, non gergo, ma insomma lessico. C'è il lessico del giardinaggio che fa da contrappunto al lessico della medicina, ma proprio il lessico vero, cioè non sono lessici addomesticati, non diventano letterari perché stanno in un libro, in un romanzo, ma sono veri, geologia, fisica delle particelle, musica, moltissima musica, è molto bello e molto celebre, è quel gioco di intarsi a due voci tra una cantata di Bach e un bugiardino di un farmaco antidepressivo.
secondo me questo per spiegare, quindi abbiamo tre righe della cantata e poi fa le tre righe del bugiardino. Naturalmente questo impegna il traduttore, perché bisogna sempre essere consapevoli di quanto ci sia di scontro fra questi linguaggi, e non basta prendere la cadenza dell'autrice, prendere il filo, si deve capire che il filo si spezza e si lega ad un altro filo e poi ritorna su un altro filo, quindi bisogna riuscire a restituire queste voci diverse farle, lasciarle diverse ma non estranee tra loro, ecco. Un altro punto interessante che ho sempre apprezzato è il lavoro, il gioco fra i pieni e i vuoti, fra le voci e il silenzio. Jenny a questo tiene molto, è la sua anima musicale, diciamo così. La musica non è fatta solo di suoni, la musica è fatta di pause anche, non riusciremmo ad avere un brano musicale soltanto con suoni, ma ci sono le pause e anche la parola, anche il discorso è fatto di pause, a volte più lunghe, a volte più brevi, ma c'è sempre qualche vuoto, ecco. E questo compare non soltanto nel modo di raccontare, quindi questi silenzi che a volte sono silenzi pieni di qualcosa, di non detto, a volte sono silenzi veri, dove non c'è neanche il non detto, no? Perché a volte un silenzio è quello di chi non vuole rispondere, a volte il silenzio è quello dove per cui non c'è risposta. E quindi bisogna anche riuscire a rendere questi diversi silenzi, cioè di, rendere il vuoto non è facile, ma bisogna riuscire per poterla tradurre. Questo compare anche dal punto di vista visuale, ci tiene molto Jenny Erpenbeck alla grafica del libro, anche nelle edizioni straniere, là dove si va a capo, in tedesco si va a capo anche in italiano, ovviamente questo non mi sognerei mai di non andare a capo se un autore va a capo e viceversa. Però mi è già successo di ritrovarmi, ad esempio, con un libro in cui Jenny Erpenbeck inizia un nuovo capitolo senza andare a capo e di ritrovarmi poi una prima bozza dove ogni capitolo nuovo si andava a capo. Ho detto no, per carità, questo me lo concedo subito, cerchiamo di riunificare di nuovo tutto. Oppure salti di riga molto importanti, non è che li posso togliere, farne due se lei ne mette uno o farne uno se lei ne mette due. Lei ci tiene molto, la pagina deve essere così, ci sono i bianchi e i neri delle parole. E altre cose molto importanti, ovviamente lo dicevo già prima, le citazioni, ritrovarle, ma la fortuna di lavorare con lei e con un autore che ti può rispondere e che è così gentile da risponderti, che ti dà un aiuto anche laddove tu non riesci a capire da dove può essere nato, da dove proviene questa citazione. Ovviamente noi adesso, rispetto a quando ho cominciato io a tradurre negli anni 80, all'inizio degli anni 80 non c'era la rete, quindi si passavano giornate in biblioteca a scartabellare, sperare di avere la fortuna di capire da dove poteva venire fuori una certa citazione. Adesso è molto più semplice farlo, riuscire. Non saprei, ho avuto altri problemi con i titoli, forse chi ha letto i libri e sa come sono i titoli in tedesco e come sono in italiano, per esempio Heimsuchung oppure Voci del Kierkegaard, si domanderà a cosa è dovuta la varietà rispetto alla non letterarietà della letteralità della traduzione, ma non voglio portare via troppo spazio, troppo tempo, perché ci sono altri che potranno dire cose molto interessanti, quindi vi ringrazio. Grazie. Grazie Ada, sì, sicuramente il tema della traduzione è fortemente presente e Jenny Erpenbeck è chiaramente una scrittrice che ha un'attenzione
estrema alla scelta dei vocaboli, dei termini, e ha proprio una sensibilità da traduttrice, e opera continuamente un lavoro appunto di scavo e di ricognizione molto simile al lavoro del traduttore. Questo non credo che sia un connotato generale attribuibile a tutti gli scrittori, non direi proprio, ci sono scrittori che sono totalmente incuranti di questi aspetti. Ma adesso che abbiamo sentito ad Avigliani essere così anche circostanziata sul tradurre Erpenbeck e su come tradurre Erpenbeck, vorremmo forse tutti sentire due parole da Erpenbeck sul suo rapporto con le traduzioni italiane e quindi con le traduzioni di Ada Viviani in particolare. Ja, wie Ada schon gesagt hat, ich finde es immer sehr schön, wenn ich mit den Übersetzern im Gespräch bin. Und ich habe, auch wie du schon im Prinzip erwähnt hast, ich habe angefangen, die Fragen und meine Antworten für die Übersetzer zu sammeln. Und das wächst dann immer mit jedem Buch zu so einer Art Konvolut an. Jeder, der neu dazukommt, bekommt diese schon gestellten Fragen und die dazugehörigen Antworten. Und dadurch ist es ein bisschen auch so ein kollektives Arbeiten, was eigentlich sehr schön ist. Sì, come sottolineava correttamente Ada, a me piace moltissimo collaborare con gli interpreti, entrare con loro in un dialogo, quindi per la traduzione. E, che cosa succede? Cioè, in questa collaborazione con tutti i traduttori, normalmente all'inizio vengono poste delle domande. Tutte queste domande io le raccolgo unitamente chiaramente alle risposte a queste domande che di volta in volta fornisco. Per cui al termine processo di traduzione in una determinata lingua si crea un bel tomo che a sua volta viene poi dato in regalo, in consegna ai nuovi traduttori per le nuove lingue. Quindi si crea una sorta di opera collettiva. Ja, natürlich ist es schön, wenn man jemanden lange kennt als Übersetzer, dann kann man sich darauf verlassen, dass er meine Art, also er oder sie, in dem Fall sie, meine Art zu denken kennt und auch weiß, was hinter den Worten ist. Also ja, die Worte sind ja im Prinzip nur die Oberfläche und das Denken ist darunter. Und bei Übersetzern, mit denen ich lange zusammenarbeite, ist es natürlich schön, weil man einfach darauf vertrauen kann, dass eben das Hinterland sozusagen auch schon bekannt ist und man verstanden wird. Und das ist auch oft schön, die Übersetzer sind die gründlichsten Leser und finden manchmal Fehler, die kein anderer Mensch findet. Und das ist auch immer sehr, sehr lustig. Also, ich hab manchmal auch Sachen geändert im Nachhinein, weil die Übersetzer mir gesagt haben, der Fisch, der kommt nur im Süßwasser vor, nicht im Salzwasser oder solche Sachen. Ovviamente è sempre molto gradevole quando si conoscono i traduttori da tempo, questo ad esempio è il caso mio e di Ada, proprio perché sai che il traduttore conosce il tuo modo di pensare, conosce ciò che sta dietro alle parole che io utilizzo come scrittrice. Quindi le parole di fatto sono solamente una superficie e quello che c'è sotto invece è il reale pensiero. Ed è molto bello quando si sviluppa questo rapporto di grande fiducia, dove il traduttore sa guardare quel terreno, quel territorio che va oltre le parole, ed è molto bello. E poi i traduttori da sempre sono i lettori più attenti, forse sarebbe quasi da dire i correttori di bozze, qui talvolta sono stati loro che mi hanno segnalato eventuali errori, eventuali incongruenze, segnalandomi per esempio i pesci che non sono dette dall'acqua marina e non dall'acqua dolce o cose di questo tipo. E continuiamo
alla fine a parlare di traduzione, perché finalmente do la parola a Volker Schlondorf, che parlerà con Jenny ancora di una forma di traduzione che le è particolarmente congeniale, anzi che è particolarmente congeniale a entrambi, essendo entrambi appassionati letterati, oltre che appunto registi. A te, Volker. Buonasera. Buonasera. Grazie a Beatrice e Andrea di essere qui un'altra volta. Quando incontrò Jenny la prima volta, 15 anni o anche di più fa, lei studiava la regia della letteratura e infatti poi ha lavorato come regista, soprattutto regia d'opera. Ha messo in scena l'Orfeo di Monteverdi, ha scritto un libretto su Lot e come sempre in queste opere classiche, trattando di soggetti nuovi, miti. E poi la ritrovò dunque anni dopo scrittrice con soggetti, come dire, molto ordinari, non nobile, come la perdita di una casa, il rapporto con i migranti. Ma il modo di scriverlo, io avevo l'impressione, e ecco sarà la mia domanda a te, Jenny, alzandoli al livello di tragedie, questi piccoli avvenimenti di ogni giorno. Tu pensi che il tuo lavoro di regia in queste opere ti ha informato oppure ispirato di poi trattare l'ordinario come se fosse straordinario, nobile, anche mitico? Anna, ich denke, also ich habe mehrere Dinge beim Theater gelernt. Zum einen, soll ich hören? Okay. Ja, grazie. Also zum einen habe ich gelernt, dass man, wenn man Theater mit Texten macht, dass man genau überlegt, welchen Satz braucht man und welchen Satz streicht man. Das ist eine sehr gute Schule gewesen, auch fürs Schreiben natürlich. Man fragt immer, wozu sind die Dinge da, was erzählen sie, was ist der Untertext, was wird nicht ausgesprochen, aber was ist gemeint und warum. Sì, facendo teatro ho imparato tante cose e sicuramente facendo teatro, lavorando su testi teatrali, si impara a capire di quali frasi c'è bisogno e di quali frasi invece si può fare a meno e possono essere eliminate, a che cosa servono determinate cose, determinati oggetti, che cosa raccontano apertamente, che cosa invece c'erano dietro il loro aspetto, quali sono i sottotitoli, qual è, diciamo, scrittura piccola che si nasconde dietro al loro significato. Und als ich dann angefangen habe, also Oper zu studieren und Opern zu inszenieren, habe ich mich sehr daran gewöhnt, mit Musik zu arbeiten. Und das ist auch wirklich das Schöne an dem Beruf, dass keine Probe ohne Musik geht in der Oper. Und ich finde, dass, also mir geht es zumindest so, wenn ich schreibe, dann höre ich den Text und ich finde auch, dass Text eine andere Art von Musik ist. Also auch jeder Leser wird, wenn er den Text liest, innerlich hören, was da geschrieben ist und es gibt natürlich einen Rhythmus, der durch Worte hergestellt wird, es gibt ein Tempo, es gibt
Tempowechsel, also es gibt im Prinzip Musik. Und da ist, glaube ich, die tiefste Verbindung zwischen den beiden Berufen bei mir. E devo dire che quando ho iniziato a studiare l'opera, quindi a studiare il teatro, quando ho iniziato a seguire le prime produzioni, la cosa che maggiormente mi piaceva era proprio questo connubio con la musica. Forse è la cosa più bella che c'è nell'opera, cioè il fatto che al testo, alle parole, faccia seguito la musica. Io quando scrivo ascolto sempre il mio testo, cioè ho le orecchie ben aperte in ascolto del testo, perché il testo null'altro è se non una forma di musica. E ogni lettore leggendo ascolta le mie parole. Quindi c'è una sorta di ritmo, di cambio anche di ritmo se vogliamo, e forse questo è il legame più stretto che esiste tra le mie professioni. Volker, möchtest du noch ein paar Fragen stellen? Oder? Si vuole, certo. Interessante che lei ritorna sempre a temi di separazione, di perdite e di emigrazione. E io so che i suoi genitori durante il tempo nazi sono stati comunque in Russia, a Mosca o altri posti, e poi tornati nella Germania orientale, dove si è questo tempo ci credeva, si sperava che sarebbe la migliore, la più giusta, la più egalitaria. Poi abbiamo visto lo stato che era, con la caduta del muro, altra catastrofa, catastrofa che vuol dire che tutto è tornato a 180 gradi. E che forse per questo, ritorno alla prima questione, che le persone che hanno vissuto queste catastrofe sono eroi. Oppure mi sbaglio, gente. Naja, das ist eine witzige Beschreibung, Helm, ja, weiß ich nicht. Also ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass es hat Mut dazu gehört, die Dinge in der DDR in Bewegung zu bringen, aber die Zeit, in der die Leute einfach nur ihr System ändern wollten und gute Pläne gemacht haben, wie man sozusagen einen besseren Sozialismus begründen könnte. Die Zeit war vielleicht 3 Monate und dann war plötzlich nur noch die Rede von der Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik. Und ich habe jetzt gerade einen neuen Roman geschrieben und da ist mir wirklich aufgefallen, wie kurz diese Zeit war und wie dann plötzlich diese Idee, sich mit der Bundesrepublik zu vereinigen, wie die plötzlich so in die Quere gekommen ist. Und eigentlich alle Helden dieser sogenannten friedlichen Revolution sind eigentlich mit ihren Vorstellungen auf der Strecke geblieben. Beh, definirci eroi forse è una descrizione che trovo un po' buffa, ecco. Sicuramente quando c'è stata la caduta il muro di Berlino, le cose si sono sviluppate molto rapidamente, no? Il periodo in cui si pensava che fosse possibile cambiare le cose, in cui si sono veramente fatti progetti per un socialismo migliore, quel periodo lì forse è durato 3 mesi. E poi trasversalmente si è fatta strada l'idea, il discorso si è fatto strada della riunificazione con la Repubblica Federale. E quindi anche in quest'ultimo romanzo che io ho scritto mi sono proprio resa conto di quanto sia stato breve questo lasso temporale, prima che appunto si facesse strada l'idea della riunificazione. E quegli eroi della rivoluzione pacifica sono stati così rimasti, sono rimasti appesi, sono lasciati, sono rimasti per strada. Sì, mi pare
che ci sia proprio un elemento comune che il titolo della lezione che ascolteremo tra pochi minuti riassume perfettamente nell'opera di Jenny Erpel. Questa idea proprio di intifeghe, di scendere al fondo delle cose. In questo senso forse il termine usato poc'anzi da Volker di eroismo è calzante anche con questa modalità che è profondamente etica, profondamente seria, che non fa sconti, che non si rivolge minimamente a una qualche ricerca di successo, ma va dritta per la sua strada, anzi scende dritta al fondo. Chi mi conosce sa che ho l'ossessione della puntualità e detesto la modalità italica della dilatazione dei tempi. Quindi vorrei che finalmente Jenny Erpel avesse tutto lo spazio che merita e tutto l'ascolto che merita. Sono le 6:10, siamo fuori i soli 10 minuti, può andare. Forse facciamo una piccola pausa per dare modo a Jenny di bere un bicchiere d'acqua prima di iniziare la sua lettura. Quindi sì, direi che noi lasciamo a lei lo spazio, facciamo una piccola pausa di veramente non più di 5 minuti, vediamo agio di riprendersi un momento e poi diamo inizio alla lettura. Io ringrazio i miei sodali, ringrazio la bravissima interprete, ringrazio ovviamente Jenny Erpel e tutti voi per l'attenzione e l'amicizia. Grazie.